Allora, intanto vi rubo pochi minuti, ma sono in visita ufficiale stamattina, nel senso, come dire, vengo da sindaco intanto ringraziando il mister che mi dà l'opportunità e anche la società. Abbiamo fatto, ieri sera ho parlato con la presidente Tardella e ha condiviso questa banale idea che ho avuto. Sono venuto per due ragioni. La prima, per dirvi che al di là di quello che può apparire o quello che tante volte le dichiarazioni fanno emergere prima, dopo, in un percorso di un campionato, la città è, come dire, vicina alla squadra. Voi direte, ma insomma non arrivano tantissime persone. Voglio dirvi che la storia del carattere della tifoseria e della città rispetto alla squadra è una storia abbastanza lineare nella sua contraddizione. Macerata, non so in altre situazioni, voi avrete più esperienza, ma Macerata è una città che, come dire, fa un po' fatica ad esprimere fino in fondo quello che sente. Però vi garantisco che da questo punto di vista, che è una città che sa molto apprezzare come dire, le situazioni positive, come sta avvenendo in questa maniera, e indipendentemente dal fatto che allo stadio ci possano essere 800, 900 oppure anche 3.500, 4.000 come sono state con l'Ancona, voi avete visto che quella era davvero uno snodo, un crocevia molto importante. Quindi quello che mi sento di dire, che sono venuto a dirvi in questo momento, è questo: la città vi sta vicino più di quanto non possa apparire, e al di là, ripeto, sempre del fatto che c'è qualcuno che può non essere simpatico il calcio, vi garantisco, se posso interpretare un po' l'anima dei tifosi, che c'è grande affetto nei vostri confronti, indipendentemente da come lo si possa dimostrare. Immaginate voi altri a una persona che tante volte non riesce a esprimere nei confronti dell'altra tutto il proprio sentimento. Vedo che piove, la seconda cosa che sono venuto a... E quindi, come dire, siamo qui e attraverso me in questo momento ve lo vogliamo dire. Secondo elemento, non sono venuto a caso, perché voi domenica avete una partita significativa, importante. So bene che queste sono partite nelle quali molto spesso non serve caricare la squadra o motivarla. Non so se dico una cosa... Cioè, la motivazione sta dentro. E allora le parole che vi voglio dire in questo momento cercano di essere equilibrate. In quale senso? Io non so se per voi questo è risaputo, ma voi siete a un passo dalla storia di questa città. Cioè, essere così avanti in un campionato di Lega Professionisti, alla, come dire, alle porte di un campionato di Serie B, non è mai capitato nella storia, se non una volta, se non vado errato, ma erano altri tempi. E allora il senso di quello che vi sono venuto a dire è che, come dire, siete vicini alla storia. Io credo personalmente che non deciderà la partita di domenica, però certo la partita di domenica è una partita importante. Io penso per esempio che la testa dei giocatori delle squadre, negli ultimi manca solo un terzo del campionato, potrebbe far sì che una vittoria in quel campo potrebbero capitare tutte le cose. Però il senso di un momento storico che mi sento di trasmettervi è una cosa che voi credo dobbiate sapere. Cioè, fareste impazzire o, come dire, cambiereste uno stato d'animo e una fisionomia di una città, perché approdare o giocarsi una storia credo che sia, come dire, dentro l'animo di ogni giocatore una cosa importante. Io dico spesso che non è importante quello che si trova alla fine di una corsa, è importante quello che provi durante la corsa. Noi diciamo, città, squadra, società, stiamo vivendo una situazione molto particolare. Se siamo consapevoli e abbiamo la passione per assaporare in questa fase
Naturalmente l'aspetto importante relativo al fatto che ne so, fra 3 mesi ci potremmo giocare il campionato di Serie B, io credo che questo possa essere un elemento in più. Nello stesso tempo vi voglio dire con sincerità che voi già adesso ci state facendo, come dire, vivere un sogno a chi ama il calcio. Sarebbe già molto questo. Quindi se si riesce a trasformare il sogno in realtà, come dire, salirete nella considerazione e nella storia della città. Ma giocate liberi, nel senso che già oggi avete fatto una cosa eccezionale. Quindi se da un lato c'è la pressione, dall'altro voglio dire che penso che proprio la consapevolezza di quello che avete fatto fino ad oggi naturalmente vi deve considerare di giocare con quella relativa tranquillità una partita importante come quella di domenica. Naturalmente è un momento difficile, delicato, per il fatto che stanno accadendo fuori cose, come dire, seguo il pensiero della presidente Tardella. Voi siete della società, ma siete, come dire, maceratesi in questo momento, dei tifosi, della città in genere, anche di chi non ama il calcio. Beh, allora, in questo momento, come dire, lasciamo da parte tutto quello che gira intorno, andiamo avanti e, come dire, l'imbocca al lupo dell'amministrazione e della città che vi sono venuto a fare vuol trasmettervi questo stato d'animo, e cioè bravi, eccezionali fino adesso, comunque avrete fatto un campionato bellissimo, perché ripeto, non è capitato da tantissimo tempo il poter vivere, assaporare una situazione come questa, vedere un calcio professionistico che è di grande livello in questa città, e quindi già questo, come dire, è un obiettivo, è una cosa bellissima. Naturalmente se capita qualcos'altro, come dire, facciamo gli scongiuri, però questo mi sentivo di dirvi. Scusate del pistolotto, ma mi sembrava giusto esservi vicini in questo momento e farvi sentire vicino alla città. Questo era quello che mi faceva piacere. Vi faccio l'in bocca al lupo. Grazie. Se vinciamo con la squadra, lei ci paga la cena alla squadra. Grazie. Vai, ci vuoi stringervi un po'? Metti la seduta.